Eminenza, è una grande gioia per noi, missionari redentoristi, di dappertutto nel mondo, la comunità qui della Chiesa di Sant'Alfonso, la comunità polacca, inglese, latinoamericana e anche italiana qui, è una grande gioia per noi di accoglierla qui nella nostra Chiesa per iniziare questo anno giubilare del perpetuo soccorso. Per Sant'Alfonso il suo cuore sempre era infiammato con l'amore della Madonna. Per noi, nostra Mamma Maria, perpetuo soccorso nostro, è veramente un segno, un spinto per amare Dio e il suo popolo. Grazie per venire tra noi stasera per celebrare con noi. Grazie per aver presentato al Papa il nostro invito. Grazie per tutto il sostegno a questo santuario qui a Sant'Alfonso nell'Esculino. Grazie mille e buona celebrazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Signore Gesù Cristo, che hai dato per madre, sempre pronta a soccorrerci, la tua stessa madre Maria, fa che implorando assiduamente il suo materno soccorso, meritiamo di godere per sempre il frutto della tua redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. Tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. L'uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Nella mia angoscia aiutami, Signore. Mi rifugio, Signore, che io non resti confuso in eterno.
liberami e difendimi per la tua giustizia. Porgimi ascolto e salvami nella mia angoscia. Aiutami, Signore. Si per me rupe de difesa, baluardo inaccessibile, poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza. Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio. Nella mia angoscia, aiutami, Signore. Perché tu, Signore, sei la mia speranza, la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. Dio mio, non stare lontano. Dio mio, vieni presto ad aiutarmi nella mia angoscia. Aiutami, Signore. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona con 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte». Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
In quell'ora stavano presso la croce Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre lì accanto a lei, il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia, 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 alleluia. La Chiesa, perché, sull'esempio di Maria, sappia prodigarsi per tutti i figli dispersi nel mondo, generandoli nella fede e raccogliendoli nell'unità. Preghiamo. Per tutti i cristiani, perché, come Maria, cercano prima di tutto la volontà di Dio e sperimentano la sua protezione nell'ora della prova. Preghiamo. Per i redentoristi che soffrono a causa del Vangelo, perché con il soccorso della Vergine Maria possano raccogliere nella gioia ciò che hanno seminato, nella pazienza e nell'amore. Preghiamo. Per gli ammalati, per le persone sole e agonciate, perché in Maria trovino aiuto e conforto nelle portate alla croce della sofferenza, senza venir meno nella speranza. Preghiamo. Per tutti coloro che in questo anno giubilare onoreranno nella nostra Chiesa in tutto il mondo la Madre di Perpetuo Soccorso, affinché riceveranno l'abbondanza delle sue grazie. Preghiamo. Per noi tutti, perché coscienti della nostra dignità di figli della luce, viviamo come Maria in rendimento di grazie, offrendo con la preghiera e con la vita un culto in spirito e verità. Preghiamo. Hai esaltato sopra ogni creatura, perché
Oggi celebriamo in comunione con tutta la Chiesa, in tutte le chiese del mondo, la giornata della carità del Papa. Quindi le offerte che saranno raccolte durante questa celebrazione, come anche le offerte che abbiamo raccolto nella giornata, saranno destinate direttamente a Sua Santità Papa Francesco e le consegneremo alla fine della nostra celebrazione a Sua Eminenza. Tutti riceverete anche un ricordino contestualmente in ricordo di questo evento e dell'offerta che si può fare. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova e dell'eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Amen.
vista della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne e benedetto, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi letti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, tuo sposo, con i Santi Apostoli, i gloriosi martiri, Santo Alfonso e in tutti i santi nostri. Per questo sacrificio di riconciliazione dona pace, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Vescovo e Papa Francesco, il Vescovo Agostino che presiede questa Eucaristia, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Secondo
secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Signore della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Soccorra, o Signore, con la sua santa intercessione, l'Immacolata e sempre Vergine Maria, Madre Tua, affinché ricolmi incessantemente di grazie e liberi da tutti i pericoli, viviamo uniti nella pace. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con te. Dio misericordioso che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna del Perpetuo Soccorso, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
silenzio.